lavorare per la parte del nero per la disponibilità di aiutare la comunità che ci ha aiutato nella preparazione di questo momento. Parlando di tanti che ci hanno aiutato, chiarissimo Padre, tu amo. Un grazie di cuore a te e con te a tutti i grandi della nostra provincia che ci hanno sostenuto e accompagnato in mille modi diversi. In particolare, ai nostri compagni, con il loro star cercando, con la loro passione, con la voglia di giocarsi per il Signore e per gli altri, ogni giorno. Un grazie particolare alle nostre comunità parrocchiali, a quelle di origine e a quelle che ci hanno visto presenti in questi ultimi anni nel servizio pastorale, non le nostre perché sono tanti. Ci amo, ci avete accompagnato e ci accompagnate oggi con la vostra presenza. Grazie veramente di cuore. Non possiamo non dire la nostra grazie a tutti voi amici per il grande dono che siete e che vi chiediamo di continuare ad essere nel nostro cammino. Grazie ai nostri compagni di San Massimo, nostra casa, poi, non per ultimo, per il contatto, ovviamente, grazie ancora, Paolo Sant'Antonio, perché siete veramente riusciti ad esprimere la gioia che portavamo nel cuore con le vostre gambe, che siamo veramente grati. Ho partito. Un grazie particolare a tutti i ragazzi che ci stanno dando una mano per l'organizzazione di questo momento di festa e lavorando al progetto sostenibilità per quanto altro. Trovate anche qualche link sull'intervento dei nostri frati in favore della popolazione del Kerala. Ci piacerebbe condividere questo nostro momento di festa con chi oggi si trova nella necessità e nel bisogno. Vorremmo dirvi grazie uno ad uno. Lo potremo fare tra